Vuoi vincere un sacco di soldi senza rischiare? Lascia stare, il gioco non fa per te. Ma se sei d'accordo con il rischiare e vuoi provare a vincere, c'è BetFuck. Non BetFuck, ma BetFuck. Il migliore in quanto a consigli. Link in descrizione. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Quindi, mi raccomando, non troppo. Solamente per divertirvi. Giomborgo ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio rispondere a una vostra domanda che mi avete fatto in tanti. Giomborgo ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio rispondere a una vostra domanda che mi avete fatto in tantissimi. E è la domanda, più che altro, la prima volta me l'ha fatta Agostino Piazza. Ciao Agostino, grazie Agostino. Anzi ragazzi, se volete farmi una domanda di questo genere, anzi se volete apparire in un prossimo video, vi invito a lasciare una domanda vostra qua sotto, grazie alla quale io posso fare un video in cui rispondo alla vostra domanda. Quindi ragazzi, la domanda è: cosa ne pensi di Fabio Caressa? Allora, cosa ne penso di Caressa? Io penso che il web sia pecora. Cioè, l'abbiamo visto ragazzi negli anni, l'abbiamo visto con Enrico Papi, l'abbiamo visto con Saluto Sempre Ciao, l'abbiamo visto con Saluto Antonio, l'abbiamo visto con Rovazzi. Cioè, quando una cosa va, va per tutti. Quando una cosa è ignorante per tutti. Quando uno diventa un coglione per tutti. Perché sentirsi parte di un gruppo è molto molto più semplice che esprimere la propria opinione. Io penso che dire che Caressa sia un grande intenditore di calcio non sia assolutamente sbagliato. Penso che Caressa, scusate il linguaggio poco forbito, dia in culo al 90% di voi che lo critica, che lo criticate sul web semplicemente per avere la possibilità di scrivere davanti ad una tastiera. Se sei lì, è già così. Nessuno entra per caso, soprattutto Fabio Caressa, che per anni e anni e anni ha diretto Sky ed è stato al centro di ogni iniziativa nazionale del calcio. Perché? Perché comunque probabilmente è il centro delle telecronache, dei cronisti italiani per quanto riguarda il calcio. Purtroppo, ragazzi, qua in Italia ogni volta che qualcuno dice qualcosa che poi in realtà non si realizza, viene etichettato come coglione. Ne abbiamo l'esempio magari con lui che disse dell'Inter che aveva una potenza economica della Madonna, ed effettivamente questa potenza economica ancora non si è vista. Si parlò di Messi, ovviamente lì forse esagerò, non si è ancora vista. O addirittura ultimamente gira il video di Caressa che parla del Napoli dicendo: il Napoli per me se scende in Europa League la vince. E poi effettivamente è uscito subito. Io ragazzi, quello che vi dico, e ve lo dico da youtuber che ha molto meno pubblico ovviamente di Fabio Caressa: se non parli prima non puoi assolutamente sbagliare. Per parlare ci vogliono le palle, e a molti le palle mancano, semplicemente le utilizzano praticamente per fare i post su Facebook. Siamo tutti semplici, hai 10 amici, 3 di cui seguono il calcio, scrivi su Facebook: per me la Roma vince lo scudetto. Poi a fine anno la Roma arriva ottava e tu magari dici: cazzo, ho scritto, lo elimino. E due persone magari te chiamano e ti dicono: sei proprio un coglione. Quando poi però parli davanti a un pubblico, per quanto riguarda il mio caso, di 200.000 persone, quasi, per quanto riguarda il caso di Fabio Caressa, di tantissime persone, 15-20 volte tante quante quelle che ho citato prima, ovviamente, ragazzi, il margine d'errore deve diminuire, e io credo che sia diminuito. Io credo che Fabio Caressa sia uno dei migliori commentatori in generale italiani sulla piazza in circolazione, lo è tuttora. Lo abbiamo avuto per anni acclamato per quello che ci ha fatto sentire ai mondiali. Quell'uscita su Messi probabilmente poteva evitarsela, e questo lo sappiamo tutti, ma per un semplice fatto di ragionamento. Cioè, anche se tipo l'Inter avesse dovuto prendere Messi, a lui non sarebbe mai entrato niente in tasca. Non parlo a livello economico, ovviamente, parlo a livello di persona, cioè di giudizio. Perché ovviamente tu sei un telecronista, un commentatore, un giornalista, quindi è giusto che tu sappia queste cose. Però se sbagli, se dovessi sbagliare, sapresti insomma di essere preso di mira da tutti. Quindi probabilmente se la sarebbe potuta evitare. Però ribadisco, ragazzi, chi non si esprime e chi non lo fa davanti ad un pubblico vasto non può sbagliare come sbagliano gli altri. Purtroppo, ragazzi, io vi faccio un esempio palese. Ve lo ricorderete tutti, no? Il Mondiale 2006. Penso sia impossibile da dimenticare. E vi ricorderete tutti come abbiamo goduto. E penso che praticamente voi che mi state sentendo in questo preciso istante, su un buon 100%, su un 100%, un buon 70-75%, saprà tutte le telecronache dei gol di Fabio Caressa e Beppe Bergomi, con l'incipit della partita gasante di ogni gara.
perché quei due telecronisti al mondiale ci hanno fatto sognare. E sinceramente mi dispiace di vedere in questo momento Fabio Caressa così bistrattato da tutti, semplicemente perché il web l'ha voluto. Anzi, auguro a Fabio Caressa di riprendersi prossimamente, ma spero prima possibile, la stima che tutti, insomma, nutrivano nei suoi confronti, perché la merita, secondo me la merita. Fatemi sapere come sempre con un commento qui sotto che cosa ne pensate. Lasciate una domanda qui sotto se volete apparire in un prossimo video. Come sempre vi saluterò e vi ringrazierò, un po' come ho fatto con Agostino Piazza. Boscialalala come sempre. Mi piace se vi è piaciuto, dislike se vi ha fatto cagare, iscrivetevi al canale. Boscialalala e ci vediamo come sempre ad un prossimo video.